Padre Santo, benvenuto a Trastevere, nel cuore di Roma. Questo Padre Santo rione era il rione dell'antico porto della città e anche oggi è un porto per tanti pellegrini, turisti, viaggiatori, migranti. Qui ci sono, in questo porto, la chiesa e la casa della comunità che compie 50 anni. È una grazia poter accogliere ogni giorno nella nostra casa, nella nostra chiesa, tante persone che vengono a pregare. È anche una speciale vocazione quella di essere romani, vivere con le porte aperte. E la ringraziamo per essere qui per questo anniversario. Siamo tanto felici e tanto grati per la sua presenza. Con lei vogliamo non tanto guardare agli anni trascorsi, ma il futuro della comunità. Una comunità in uscita verso le periferie della città e del mondo. La città, come lei sa, è stata sempre il nostro orizzonte, fin dai primi passi. Soprattutto la città nascosta, la città sconosciuta, quella della povertà, dell'esclusione. I primi bambini della Scuola della Pace, Andrea Riccardi e i suoi amici, li incontrarono sul greto del Tevere, in baracche che erano nascoste dai cartelli pubblicitari che erano stati messi per nascondere i poveri durante le Olimpiadi del 1960. Allora ci si chiese: dov'era la Chiesa tra quelle persone? Dov'era Dio in quei luoghi? Per questo, insieme alla Scuola della Pace, iniziamo ad aprire il Vangelo per rendere presente Gesù tra quella gente abbandonata. Il Vangelo nella città è il Vangelo per tutti, nessuno escluso. La parola è stata la nostra bussola, la città il nostro orizzonte. Dalla comunicazione del Vangelo è nato il frutto che lei vede oggi, un frutto un po' bagnato, ma molto bello. E siamo in tutto... Siamo in tutto debitori alla parola di Dio. Abbiamo qui intitolato Lampada per i nostri passi, ma siamo anche debitori allo Spirito Santo. La parola ci ha liberato dall'ideologia e dalla tentazione dell'autoreferenzialità. Dio non è un sogno, la parola non è un sogno, ma la parola fa sognare. Dice il Salmo 126, quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Cosa ci ha fatto sognare noi uomini e donne dai piccoli orizzonti? E con la parola i poveri ci sono stati maestri in tante occasioni. Che triste, Padre Santo, una chiesa che ha i poveri come clienti e non come fratelli. Che triste sarebbe una chiesa così. Grazie, Padre Santo, per aver portato con la sua parola, i suoi gesti, i poveri, al cuore della Chiesa e avere... Lei... La comunità non è per qualcuno, non è di una parte, di un'altra, ma è per tutti. Così ci ha chiesto Gesù, che ha versato il suo sangue per tutti. Mentre gli uomini escludono, lo si è fatto con gli ebrei, lo si è fatto con i neri, lo si è fatto con i rom, oggi lo si fa con i profughi. Gli uomini escludono, Gesù ama tutti. Venite voi tutti che siete stanchi e oppressi, io vi darò ristoro. Ha detto, tutti, non qualcuno, non molti, tutti, senza eccezioni. Ecco l'orizzonte al quale vogliamo guardare mentre comunichiamo il Vangelo. Ce lo insegna lei ogni giorno, Padre Santo, con la sua predicazione. L'ha detto anche stamattina Angelus, molto bello. Con lei vogliamo sognare una chiesa a popolo di tutti. Nessuno è escluso. Che tocchi il cuore di tutti senza esclusioni. Allora, ancora una volta, benvenuto e soprattutto conti sulla nostra preghiera. Grazie, Padre Santo.
Buonasera. Non tanto buona, no? Il dottor Impagliasso ha detto che Roma ha le porte aperte, ma anche il cielo ha le porte aperte e ha buttato giù tutta l'acqua e ci sta bagnando, eh? Ma sempre con le porte aperte. Grazie, grazie di venire, grazie di essere qui. Grazie della vostra generosità. Qui dentro c'è generosità. Cuore aperto anche, eh? Cuore aperto per tutti, 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 eh? Senza distinguere. Questo mi piace, questo non mi piace, questo è amico, questo è nemico, no, tutti, tutti, il cuore aperto per tutti, e questo fa che la vita vada avanti. Vi ringrazio tanto, vi auguro il meglio a ognuno di voi, alle vostre famiglie e anche ai vostri sogni. Che il Signore vi benedica e pregate per me. Grazie. Thank you.
Vangelo secondo Luca. Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù le disse: Che cosa è scritto nella legge? Come leggi? Costui rispose: Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. Le disse: Hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: E chi è mio prossimo? Gesù riprese: Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto. Lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide, passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece, un samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite versandovi olio e vino, poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore, dicendo: Abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno. Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: Chi ha avuto compassione di lui. Gesù le disse: Va, e anche tu fa così. Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta al piede del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dile dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. Parola del Signore. Lord.
Padre Santo, cari fratelli e care sorelle, come è vero che la parola di Dio è lampada ai nostri passi. Facciamo festa con lei oggi per questo dono che ci accompagna sin dall'inizio. Eravamo giovani quando, nel 1973, questi stessi brani del Vangelo di Luca ci furono commentati assieme da un amico, un pastore valdese, Baldo Vinai, ora scomparso. Volle leggere assieme il racconto del buon samaritano e Marta e Maria, spiegando con profondità evangelica ciò che noi cercavamo di vivere, il legame inscindibile fra l'ascolto della parola e l'amore dei più poveri. Il dottore della legge chiese a Gesù: «Chi è il mio prossimo?» Voleva giustificarsi, ma forse aveva anche smarrito il contatto con l'altro. Qualche volta, a concentrarsi troppo o solo sulla legge o sulla teologia, si diventa miopi, non si vede l'altro. Un autore italiano parla di morte del prossimo come di una seria malattia sociale di oggi. Così cresce la distanza, il cuore si inaridisce, non si riesce più a compatire se non i propri dolori. E in questo mondo globalizzato e dallo sguardo planetario si ignora tante volte chi soffre vicino e il prossimo lontano. Chi è il mio prossimo? Alla fine si resta soli con se stessi e le proprie idee. Per questo, credo, Gesù costringe il dottore della legge a scendere idealmente per strada tra Gerusalemme e Gerico, dove soffre un uomo invisibile ai più, mezzo morto ai lati di una strada trafficata. E qui, e non nel chiuso del tempio di una sacrestia, avviene l'incontro con il samaritano, straniero alle abitudini religiose delle vite del sacerdote e alla fretta delle loro agende. Lui ebbe compassione dell'uomo mezzo morto, si espose al rischio di una strada infestata dai briganti e dette gratuitamente del suo, se ne prese cura responsabilmente e creativamente fino a stimolare l'aiuto altrui con il genio della carità. Il ferito non chiese nemmeno un miglio e lui percorse tutti quelli necessari alla sua cura. Ora comprendiamo meglio l'invito di Gesù: fai lo stesso e vivrai. Fare ciò che farebbe il samaritano e infine ciò che ha fatto il Signore Gesù: essere simili a Lui. Ma com'è possibile, se siamo così contraddittori e se vediamo solo noi stessi e il nostro interesse? Per fare lo stesso, per essere simili a Lui, bisogna andare alla scuola del Signore. Ecco allora Maria, una donna piccola, la cui grandezza era chiusa in un gesto. Si siede ai piedi di Gesù quando va a casa sua. Lo ascoltò e così scelse la parte migliore. Gesù aggiunge: non le sarà tolta e nessuno mai potrà toglierci la parola di Gesù. La parola è lampada ai nostri passi e fa vedere chi ha bisogno. La parola ci strappa all'impotenza, ci dona intelligenza dell'amore, illumina gli occhi e la mente. Maria ha scelto la parte migliore, la parola di Gesù, ma anche il povero. Chi ascolta la parola e prega diventa amico dei poveri. Marta è attiva, ma è concentrata su ciò che fa e vive nel divorzio fra servizio e ascolto, tanto che alla fine rimprovera sua sorella e lo stesso maestro. Si sente giusta e non ha bisogno della grazia della parola. Al contrario, Maria intuisce che solo in Gesù ogni servizio
trova forza e trova centro. È Lui la fonte dell'amore. Maria ha bisogno della scuola del Maestro. Si siede ai suoi piedi, come fanno solo i discepoli. Lei che non ne avrebbe avuto diritto perché è donna. Oggi, grati e stretti insieme a Papa Francesco, chiediamo nella preghiera fiduciosa che il Signore ci conceda sempre di tornare ai Suoi piedi e di vivere una compassione larga per i fratelli più feriti, sapendo che a Lui tutto è possibile. La Sua parola è potente e, se accolta, non tornerà senza aver irrigato la terra con frutti di solidarietà, senza avere trasformato la storia. O Signore, insegnaci a pregare. La pace è il dono prezioso di Dio e questa pace ce la scambiamo gli uni gli altri. Padre Santo, ora il nostro popolo sarà rappresentato da alcune persone che volevano raccontarle delle cose importanti della loro vita e della nostra vita comune. Giovanna parlerà a nome degli anziani, Jafar dei profughi venuti dalla Siria, Laura a nome dei giovani e Mauro del nostro lavoro per la pace. Lascio a loro la parola. Prego, Giovanna. Padre Santo, mi chiamo Giovanna e per me è una grande gioia poterla incontrare. Sono anziana ed oggi essere anziani è difficile. La vita si è allungata, ma la società non si è allargata la vita, come lei ha detto. La vecchiaia, spesso, viene vista come una malattia da tenere lontana, finché si può. Me ne sono accorta quando sono andata in pensione.
Fino ad allora avevo ignorato la vecchiaia, ma ormai non potevo più tenerla lontano. Non avevo mai avuto prima tanto tempo per me. Come riempirlo? I miei familiari mi dicevano: finalmente puoi pensare un po' a te stessa. È quello che fanno tanti miei coetanei. Un viaggio, nuovi hobby, magari anche un po' di sport. Non c'è niente di male, anzi. Ma io volevo essere ancora utile. Che fare? Prima di allora non avevo mai avuto nemmeno il tempo di chiedermelo. Il lavoro, la famiglia, tutto mi confermava che ero utile. Ma adesso io la ringrazio, Padre Santo, perché ricorda a noi anziani che abbiamo una missione nella Chiesa e che non bisogna tirare i remi in barca. Lei ci ha detto che la vecchiaia dobbiamo un po' inventarcela. Io ho cercato di farlo e il primo modo che ho trovato è stata la preghiera. Da anziana ho ricominciato a pregare. Non sempre nella mia vita ho dato tempo e importanza alla preghiera. Avevo troppo da fare, presa da tante cose. Oggi vivo la preghiera anche come un servizio per gli altri, non solo per quelli che conosco e mi sono vicini, ma anche per i malati, per i carcerati, le vittime della miseria e della guerra. E poi con la preghiera ho trovato il modo migliore per viaggiare, per raggiungere tanti luoghi del mondo. Insieme a questo ho anche scoperto di avere ancora tanto da dare. Noi anziani abbiamo ancora gambe capaci di andare verso gli altri, braccia che possono sostenere, parole che possono consolare e soprattutto tanto affetto che può ridare calore e gioia ai giovani che si ritrovano con una vita arida, senza amore. Santo Padre, abbiamo ancora forze ed energie e, se Dio vuole, vita davanti. Le chiediamo che la Chiesa ci prenda di più aggiornata come operai della sua vigna. La Chiesa deve sapere di più che esistono gli anziani e che sono una forza anche nel tempo della debolezza. Possiamo aiutare gli altri in tanti modi, andando a trovare altri anziani malati o ricoverati in istituto, visitando i carcerati, ma anche parlando con i giovani che spesso vivono soli. Io lo faccio con i miei nipoti e vedo che è molto utile. Alcuni anziani della comunità hanno iniziato ad aiutare i rifugiati e insegnano loro la lingua italiana. Gli anziani possono lavorare per l'integrazione. Questi giovani hanno trovato in noi padri, madri, ma soprattutto nonni. E poi, Padre Santo, noi vecchi siamo per la pace. Abbiamo sofferto già abbastanza per la guerra in Europa e ne conosciamo i suoi orrori. Sono convinta che, se valorizzati, noi anziani possiamo essere costruttori di pace nella società. Ma la Chiesa ci ascolti e ci aiuti ad essere ascoltati. Grazie, Padre Santo.
Caro Papa Francesco, mi chiamo Jafar, ho 15 anni. Sono un palestinese siriano di Damasco. Sono qui con mia madre Rasha e i miei fratelli più piccoli, Omar e Janine. Sono nato nel campo di Yarmouk, alla periferia di Damasco. Durante la guerra, il campo è stato assediato per molti mesi. Mi ricordo bene quando il campo è stato chiuso per un mese e mezzo. Nessuno poteva entrare e nessuno poteva uscire. Non si trovava da mangiare. Per un periodo abbiamo mangiato solo riso. Un giorno è caduta una bomba su una moschea vicino a casa. Mentre le persone stavano uscendo, tanti sono morti. Dopo questo fatto, molte famiglie sono scappate dal campo. Per altri 2 anni siamo rimasti nel campo. La vita era difficile. Spesso c'era il coprifuoco. Non potevamo andare a scuola. Ogni tanto andavo alla scuola della moschea. Era pericoloso uscire perché nel campo c'erano i gruppi armati di Daesh e fuori c'era l'esercito del governo. Mia madre una volta è uscita con mio fratello piccolo per trovare da mangiare ed è caduta una bomba vicino a loro. Mamma ha protetto Omar, ma diverse schegge sono entrate nei suoi occhi. E oggi sono gli occhi di mia madre e parlo anche per lei. Dopo pochi giorni siamo dovuti scappare e andare in Libano, dove c'erano alcuni parenti di mamma. Avevo 10 anni. Lì siamo stati in un campo per 3 anni. Nel 2016 abbiamo saputo che c'era la possibilità di venire in Italia, grazie ai corridoi umanitari. Ora io e i miei fratelli andiamo a scuola. Ho fatto nuove amicizie, gioco a calcio. Ho cominciato a frequentare i giovani per la pace. Con loro andiamo a trovare gli anziani. Padre, so che lei vuole bene a tutti, soprattutto a chi come noi ha sofferto per la guerra ed è dovuto scappare dal proprio paese. La ringrazio per il suo affetto e per le sue parole in difesa degli immigrati. Mi piace molto vivere in Italia, ma penso spesso alla Siria. E quando penso alla Siria, mi viene in mente una parola importante, pace. Padre Santo, mi chiamo Laura e ho 23 anni. Questa estate con i miei amici dei Giovani per la Pace da tutta Europa ci siamo trovati a Barcellona, proprio all'indomani del terribile attentato alla Rambla. Tra i tantissimi fiori, candele, biglietti lasciati sul luogo dell'attentato ce n'era uno che mi ha colpito. Un giovane aveva disegnato un ragazzo, piccolo piccolo, che rappresentava lui stesso. È un mostro grande, simboleggiante la paura. Il disegno era intitolato «Qui ci siamo io e la paura». E nel commento diceva «La paura non è così grande e io non sono così piccolo, non ho paura». Questo disegno ci ha fatto pensare «La paura non è così grande come dicono o come tanti atti di violenza, di divisione, di bullismo vorrebbero dimostrare». Essere insieme in quel momento drammatico mi ha fatto capire che non siamo così piccoli come crediamo. Essere comunità, essere nella Chiesa è un grande dono nel tempo del virtuale e della solitudine di tanti miei coetanei. Più vivo nel virtuale, più gli altri si allontanano e ne ho paura. Triste è la vita in cui non ci sono amici. Triste è la vita in cui mi devo sempre difendere. Così triste che può portare anche a compiere atti violenti.
ma in questa tristezza si è accesa una luce, l'incontro con i poveri. Quando ho incontrato i bambini poveri della periferia di Roma, nella scuola della pace, quando ho capito la loro domanda di amicizia, sono cadute le difese. Ho capito che il problema non è difendersi dagli altri, ma difendere i poveri. Ho sentito di avere una responsabilità verso di loro. Sì, fino ad allora credevo che la responsabilità fosse una parola non adatta ai giovani, ma per i grandi, per i vecchi. Ma l'incontro con i bambini poveri mi ha spiegato che la responsabilità vale anche per me. Come potevo lasciare solo quel bambino? E con la responsabilità sono venuti i sogni. Ho sognato di dare un futuro ai bambini. Ho sognato una società in cui ci sia posto per tutti. È il diritto di ognuno avere un sogno. Non è illegittimo come ci fanno credere, dicendo sì, va bene, ma tanto non ci riuscirai mai. Dei sogni ne parliamo un altro giorno. Sognare un mondo nuovo per tutti, non solo per me, è un mio diritto che io voglio esercitare con i miei amici. Oggi posso dire di fronte a lei, Padre Santo, che la presenza di un bambino povero, vulnerabile, nella mia vita mi ha cambiato più di tanti discorsi. Mi chiedo, non sarebbe possibile nella Chiesa rendere il contatto con i poveri più presente nell'educazione dei giovani? A volte si ha l'idea che dei poveri si debbano occupare solo alcuni, degli specialisti. Non sarebbe più bello se in ogni parrocchia o scuola cattolica si proponesse di incontrare e servire i poveri ad ogni giovane? L'incontro con il povero per me non è stato soltanto un fatto sociale, ma anche una realtà spirituale. Ho capito meglio chi era Gesù, o meglio, ho capito di averlo incontrato. Padre Santo, mi chiamo Mauro e ho 41 anni. Appartengo a quella generazione di europei che non ha mai conosciuto la guerra direttamente, a differenza dei nostri nonni. Siamo nati e vissuti nella pace, grazie alle visioni di uomini illuminati che hanno costruito il sogno europeo dopo due guerre mondiali. Ma facendo parte di una comunità globale che ha tra le sue P quella della pace, anch'io ho visto e toccato la guerra. Da qualche tempo mi occupo di varie situazioni di conflitto, soprattutto della Repubblica Centrafricana, dove ho conosciuto la grande sete di pace di questo popolo che ha tanto sofferto. Ho visto i centrafricani, gente mite, abituata a vivere pacificamente tra etnie e religioni diverse, precipitare nel vortice della violenza. Ho visto un paese benedetto dalle ricchezze naturali sprofondare nella miseria e diventare un paese dove è difficile comprare cibo e medicine, ma è sin troppo facile procurarsi armi per pochi dollari. Ho conosciuto un popolo buono, ostaggio della violenza e di traffici illeciti, tra cui quello delle armi. Ero a Bangui durante la sua visita, quando tutto il popolo centrafricano ha gridato al cielo con lei Ndoye, Siriri, pace, amore. Quell'invocazione concorde di pace, quella preghiera a Dio ha liberato energie di riconciliazione e guarito i cuori di tanti dalla schiavitù, dall'odio e dalla diffidenza. Ho visto cristiani e musulmani di nuovo insieme, accompagnarla per le strade della città con rami di palma in mano, un segno di pace nelle strade che fino a pochi giorni prima erano teatro di scontri violenti. La comunità ha voluto fare suo l'appello che da Bangui ha rivolto al mondo intero. A coloro che usano ingiustamente le armi di questo mondo dico: deponete questi strumenti di morte. Per questo, dopo aver firmato da qui a Roma un patto per la pace con 14 gruppi armati e politici, abbiamo iniziato a lavorare sul terreno alla smilitarizzazione dei gruppi armati perché tanti tornino al lavoro e alle famiglie e finalmente si viva insieme nella giustizia e nella sicurezza.
Nella savana ho incontrato gruppi armati fatti di giovani, di giovanissimi, armati fino ai denti, con gli occhi da bambini, ma nell'odio invecchiati e tristi, che non hanno mai conosciuto una scuola o un'educazione. Chi li ha armati? Non hanno mai avuto un libro o un quaderno, ma solo armi. È una follia troppo grande. Ho visto la gioia nei loro occhi alla proposta di lasciare le armi in cambio di lavoro o di formazione. Padre Santo, dobbiamo tornare a convincere questo mondo che la pace può nascere non con più armi, come spesso ipocritamente, cinicamente si dice, ma senza armi. Le armi sono diaboliche. È necessario aiutare il mondo a disarmarsi, come stiamo facendo in Centrafrica. È la via della pace, insieme alla preghiera, che ne è la radice. Questo posso testimoniare oggi davanti a lei, dopo aver conosciuto la guerra e le sue amare conseguenze. Padre Santo, grazie ancora una volta della sua presenza tra di noi. Per i 50 anni della comunità, come lei sa e ha già detto Marco Impagliazzo, abbiamo preferito non guardare indietro in modo celebrativo, magari per goderci qualche successo, ma guardare avanti. Non si tratta di fare progetti che la storia sconvolge puntualmente, bensì di vedere chi ci viene incontro, chi ha bisogno di aiuto oggi, quali sono le domande aperte. Insomma, da che parte vengono la vita e la storia? Lei dice prendere la palla dalla parte che te la tirano. Non siamo noi a sceglierlo, ma dobbiamo sapere da dove viene. Il tempo è cambiato dal 68 o dalle nostre origini. Interi mondi sono scomparsi, come i regimi dell'Est o le forze dell'utopia rivoluzionaria. E i nuovi mondi del Sud hanno perso la speranza di essere nuovi, come avevano negli anni 60, e hanno conosciuto la guerra, la corruzione, le armi. Tutto si è globalizzato, divenendo un grande mercato. Però sembra che non molto sia cambiato nei poteri che reggono la storia, come il denaro che lei varie volte ha ricordato. E allora la domanda è: oggi è possibile cambiare il mondo? Si dice che il tempo globale è troppo complicato.
Bisogna prima di tutto sopravvivere, difendersi dagli altri, soprattutto dai poveri, dai più deboli. E si afferma la logica del pensare a sé, che va dal mio egocentrismo personale all'egoismo nazionale. Ogni paese deve chiudersi e salvarsi dalla marea del mondo. In fondo, anche se stiamo bene, ci sentiamo vittime e abbiamo paura. Siamo in un'età della rabbia ovunque, rabbia contro gli altri, i diversi, i poveri, i presunti nemici. Ed è un'età dolorosa dove ci sono violenze e guerre senza fine. Abbiamo sentito della Siria, potremmo parlare del Sud Sudan. E poi in fondo la violenza è accovacciata alla porta di ogni società e può risvegliarsi. La tentazione è diventare pessimisti e il pessimismo favorisce chiusure e pigrizie. Ma come possiamo essere pessimisti noi, che siamo i discepoli di colui che è risorto? Eppure tante volte il pessimismo può prenderci. Sant'Agostino afferma: voi dite i tempi sono difficili, ma vivete bene e con una vita buona cambierete i tempi. Cambiate i tempi e non vi lamenterete più. Padre Santo, noi conserviamo del 68 e dintorni la convinzione che tutto può cambiare e che dipende anche da noi. E poi soprattutto questa convinzione è stata irrorata dal Concilio, che ci ha offerto la parola, che illumina i cuori, le menti, la strada. E anche quando è buio si può camminare nel buio. Questo, Padre Santo, ci libera da quell'ossequio, da quello stare non con la schiena dritta, che rende piccoli, spaventati, avari, clericali e conservatori. Giuditta, la donna che fiaccò con la sua bellezza l'arrogante, diceva: chi teme il Signore è sempre un grande. Grande perché accetta la sfida di fare un mondo migliore. Ma come? A mani nude e con le parole. Questi sono gli strumenti del Vangelo e oggi siamo convinti che siano gli strumenti migliori. E continua Giuditta: i miei poveri alzarono il grido di guerra, i miei deboli alzarono il grido e quelli furono sconvolti. C'è una forza degli umili e dei poveri. Io vorrei dirle, Padre Santo, non per fare a lei un complimento, che magari non è gradito, ma per dirle la realtà, che da quando con l'Evangelii Gaudium lei ha proposto di uscire per strada, fuori dall'istituzione, fuori dalle sacrestie, fuori dai piani pastorali, fuori dall'autoreferenzialità, dall'egocentrismo, dalla nostra purezza, quando lei ha proposto di uscire, un popolo grande si è messo in cammino. È vero che oggi, Padre Santo, non siamo potuti uscire perché piove e quindi siamo dovuti stare dentro, ma è una necessità, non è una linea che dura. E da quando lei ha proposto di uscire con l'Evangelii Gaudium, si incontra tanta gente che ha voglia di fare il bene e si trovano risorse, energie, non solo rabbia, più amore che rabbia. E questo ci dà molta speranza e molta gioia. In questa prospettiva, Sant'Egidio non si sente una comunità di perfetti, e come potremmo esserlo, poi ci conosce, ma si sente una comunità di popolo, magari piccola, ma senza confini, perché coinvolta nei dolori dei vicini e dei lontani. E poi la rabbia, l'egocentrismo guariscono se noi andiamo incontro agli altri con simpatia, se rendiamo ragione della speranza, aiutiamo a incontrare i poveri, perché i poveri sono veri maestri della verità della vita.
Questa è la gioia del Vangelo che proviamo. E allora guardiamo il futuro. L'età della rabbia può diventare età della fraternità o età dello spirito. Si ricorda quando venne ad Assisi nel 2016 per celebrare l'anniversario della preghiera di Assisi. Lei disse: crediamo e speriamo in un mondo fraterno, un sogno semplice ma decisivo, e aggiunse: il nostro futuro è vivere insieme, per questo siamo chiamati a liberarci dai fardelli della diffidenza, dei fondamentalismi e dell'odio. Queste non sono parole, non è un programma impossibile, ma mi sembra, con 50 anni di storia, di poter dire che questa è una richiesta che viene dal gemito dei poveri, dal gemito dei popoli, dal gemito della terra. E la nostra preghiera prova a sintonizzarsi con questi gemiti, qui in questa basilica e in ogni luogo dove siamo. Vivere insieme per un mondo fraterno, con le periferie, nella città, nel mondo, è una rivoluzione possibile. Sì, Padre Santo, è una rivoluzione possibile. Diceva un amico nostro, Olivier Clément, teologo ortodosso: le uniche rivoluzioni creatrici della storia sono nate dalla trasformazione dei cuori. E la Chiesa, madre di speranza, ci sostiene. Eppure lei, Padre Santo, con la sua parola da 5 anni, ci sostiene. E Cristo, dall'alto del mosaico, ci guarda con occhi teneri mentre cinge sua madre in un abbraccio. Lui rende possibile vivere questo, vivere per un mondo fraterno, vivere perché l'età della rabbia diventi quella di un mondo fraterno. Grazie. Cari amici, grazie della vostra accoglienza. Sono contento di essere qui con voi per il 50° della Comunità di Sant'Egidio. Da questa Basilica di Santa Maria in Trastevere, cuore della vostra preghiera quotidiana, vorrei abbracciare le vostre comunità sparse nel mondo. Vi saluto tutti. In particolare il professore Andrea Riccardi, che ha avuto la felice intuizione di questo cammino, e il presidente, il professore Marco Impagliazzo, per le parole di benvenuto. Non avete voluto fare di questa festa solo una celebrazione del passato, ma anche e soprattutto una gioiosa manifestazione di responsabilità verso il futuro. Questo fa pensare alla parabola evangelica dei talenti, che parla di un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. Anche a ciascuno di voi, qualunque sia la sua età, è dato almeno un talento. Su di esso è scritto il carisma di questa comunità. Carisma che, quando venni qui nel 2014, ho sintetizzato in queste parole: preghiera, parola e pace. Preghiera, parola, poveri e pace. Le tre P. E aggiungevo: camminando così,
aiutate a far crescere la compassione nel cuore della società, che è la vera rivoluzione, quella della compassione e della tenerezza, quella che nasce dal cuore, a far crescere l'amicizia al posto dei fantasmi dell'inimicizia e dell'indifferenza. Preghiera, poveri e pace. È il talento della comunità maturato in 50 anni. Lo ricevete nuovamente oggi con gioia. Nella parabola però un servo nasconde il talento in una buca e si giustifica così: ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Quest'uomo non ha saputo investire il talento nel futuro perché si è fatto consigliare dalla paura. Il mondo oggi è spesso abitato dalla paura, anche dalla rabbia, diceva il professor Riccardi, che è sorella della paura. È una malattia antica. Nella Bibbia ricorre spesso l'invito a non avere paura. Il nostro tempo conosce grandi paure di fronte alle vaste dimensioni della globalizzazione. E le paure si concentrano spesso su chi è straniero, diverso da noi, povero, come se fosse un nemico. Anche si fanno dei piani di sviluppo delle nazioni sotto la guida della lotta contro questa gente. E allora ci si difende da queste persone, credendo di preservare quello che abbiamo o quello che siamo. L'atmosfera di paura può contagiare anche i cristiani, come che quel servo della parola nascondono il dono ricevuto. Non lo investono nel futuro, non lo condividono con gli altri, ma lo conservano per sé. Io appartengo a tale associazione. Io sono di quella comunità. E si truccano la vita con questo. E non fanno fiorire il talento. Se siamo da soli, siamo presi facilmente dalla paura. Ma il vostro cammino vi orienta a guardare insieme il futuro, non da soli, non per sé, insieme con la Chiesa. Avete beneficiato del grande impulso alla vita comunitaria e all'essere popolo di Dio venuto dal Concilio Vaticano II, che afferma: tuttavia, piacque a Dio di santificare e salvare gli uomini non individualmente e senza alcun legame tra loro, ma volle costituire di loro un popolo. La vostra comunità, nata alla fine degli anni Sessanta, è figlia del Concilio, del suo messaggio e del suo spirito. Il futuro del mondo appare incerto, lo sappiamo, lo sentiamo tutti i giorni nei telegiornali. Guardate quante guerre aperte. So che pregate e operate per la pace. Pensiamo ai dolori del popolo siriano, l'amato e martoriato popolo siriano. Di cui avete accolto in Europa i rifugiati tramite i corridoi umanitari. Com'è possibile che dopo le tragedie del XX secolo si possa ancora ricadere nella stessa assurda logica? Ma la parola del Signore è luce nel buio e dà speranza di pace. Ci aiuta a non avere paura anche di fronte alla forza del male.
Avete scritto le parole del Salmo. Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Abbiamo accolto la parola di Dio tra di noi con spirito di festa. Con questo spirito avete accolto quanto ho voluto proporre per ogni comunità a conclusione del Giubileo. Che una domenica all'anno sia dedicata alla parola di Dio. La parola di Dio vi ha protetto in passato dalle tentazioni dell'ideologia e oggi vi libera dall'intimidazione della paura. Per questo vi esorto ad amare e frequentare sempre più la Bibbia. Ognuno troverà in essa la sorgente della misericordia verso i poveri, i feriti della vita e della guerra. La parola di Dio è la lampada con cui guardare il futuro anche di questa comunità. Alla sua luce si possono leggere i segni dei tempi. Diceva il Beato Paolo VI, la scoperta dei segni dei tempi risulta da un confronto della fede con la vita, così che il mondo per noi diventa un libro. Un libro da leggere con lo sguardo e il cuore di Dio. Questa è la spiritualità che viene dal Concilio, che insegna una grande e attenta compassione per il mondo. Da quando la vostra comunità è nata, il mondo è diventato globale. L'economia e le comunicazioni si sono, per così dire, unificate. Ma per tanta gente, specialmente poveri, si sono alzati nuovi muri. Le diversità sono occasione di ostilità e di conflitto. È ancora da costruire una globalizzazione della solidarietà e dello spirito. Il futuro del mondo globale è vivere insieme. Questo ideale richiede l'impegno di costruire ponti, tenere aperto il dialogo, continuare a incontrarsi. Non è solo un fatto politico o organizzativo. Ciascuno è chiamato a cambiare il proprio cuore assumendo uno sguardo misericordioso verso l'altro, per diventare artigiano di pace e profeta di misericordia. Il samaritano della parabola si occupò dell'uomo messo morto sulla strada, perché vide e ne ebbe compassione. Il samaritano non aveva una specifica responsabilità verso l'uomo ferito ed era straniero. Invece si comportò da fratello perché ebbe uno sguardo di misericordia. Il cristiano per sua vocazione è fratello di ogni uomo, specie se povero e anche se nemico. Non dite mai io che c'entro. Bella parola per lavarsi le mani. Io che c'entro. Uno sguardo misericordioso ci impegna all'audacia creativa dell'amore e ce n'è tanto bisogno. Siamo fratelli di tutti e per questo profeti di un mondo nuovo. E la Chiesa è segno di unità del genere umano tra popoli, famiglie e culture. Questo anniversario vorrei che fosse un anniversario cristiano. Non un tempo per misurare i risultati o le difficoltà, non l'ora dei bilanci, ma il tempo in cui la fede è chiamata a diventare nuova audacia per il Vangelo. L'audacia non è il coraggio di un giorno, ma la pazienza di una missione quotidiana nella città e nel mondo. È la missione di ritessere pazientemente il tessuto umano dalle periferie che la violenza e l'impoverimento hanno lacerato, di comunicare il Vangelo attraverso l'amicizia personale, di mostrare come una vita diventa davvero umana quando è vissuta accanto ai più poveri, di creare una società in cui nessuno sia più straniero. È la missione di valicare i confini e i muri per riunire.
Oggi ancora di più continuate audacemente su questa strada. Continuate a stare accanto ai bambini delle periferie con le scuole della pace che ho visitato. Continuate a stare accanto agli anziani. A volte sono scartati, ma per voi sono amici. Continuate ad aprire corridoi umanitari per i profughi della guerra e della fame. I poveri sono il vostro tesoro. L'Apostolo Paolo scrive: «Nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo di Dio». Voi siete di Cristo, è il senso profondo della vostra storia fino a oggi, ma è soprattutto la chiave con cui affrontare il futuro. Siate sempre di Cristo nella preghiera, nella cura dei suoi fratelli più piccoli, nella ricerca della pace, perché Egli è la nostra pace. Egli camminerà con voi, vi proteggerà, vi guiderà. Prego per voi e voi pregate per me. Grazie. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.